Per esempio poi, ma prima di andare a fare... Ma è giusto che fai queste cose dal basso, perché noi oggi ci troviamo, cioè, in eccellenza, in Serie D, che vanno a giocare 95, 96, 97, naturalmente in eccellenza ci saranno 98. Se sti lavori non si fanno sotto, ci troviamo noi che siamo... in difficoltà, cioè con l'agonistica già in difficoltà questa cosa. Io penso infatti in Arzavio il lavoro che facciamo da sotto a sopra fino a juniores è lo stesso, anche perché il preparatore che c'è ha cominciato a allenare con me, ha condiviso certe mie situazioni, lui le varia ogni tanto perché è giusto, lui è una persona, c'ha personalità, vede altre cose che poi mi dice a mister guardi ho fatto quello, ho visto quello, e ci si confronta. Posso dire, in una società quando c'è il gruppo dei preparatori che sono uniti e condividono certe situazioni, io penso che i problemi cominciano a scendere. No, no, è anche trovi, giusto che quello della scuola calcio si vada a vedere i portieri grandi, come quello di grandi va a vedere quello piccolo, insomma. No, perché e ritorniamo al discorso di prima, noi dobbiamo essere aperti a tutto, perché non possiamo stare vincolati al nostro orticello, a di no quello fa male, perché poi andiamo a vedere tutte le problematiche. Oggi secondo me non è così, perché bravo. Cioè io personalmente vado a vedere un amico che lavora in terza categoria, vado a prendere qualcosa che sta in terza categoria. Cioè non è che oppure Poi tornando adesso a questo esercizio qui, no? In questo esercizio è complessa perché ci saranno 10.000 modi di parare. Allora, io prima di arrivare a questo ho dovuto insegnare altre cose, attacco la palla, uscita uno contro uno, uscita a croce, la parata recupero sopra la traversa, perché su una palla scaricata dietro, lui si sbaglia, mette palla non dove c'è il compagno, palla brutta. Arriva, rubano palla, calciano in porta, tu devi essere bravo a fare la corsa incrociata, a recuperare la porta, lo spazio, a deviare. No, ma sta cosa partendo dal basso, andando su uno, se la ritrova. Quando cominciano a essere granditi tra virgolette, perché oggi le categorie che non so, qua c'è gente che comunque fa i professionisti, però io mi trovo in eccellenza con Serie D che abbiamo ragazzi 95 e 96 che queste cose non l'hanno fatte e automaticamente ti trovi in difficoltà. C'è poi gli allenatori che ti chiedono comunque la prestazione. La prestazione la chiedono e tu non c'hai tempo, anche se ti alleni tutti i giorni non c'è tempo per fare tutte queste cose. Quindi lavorando dal basso, mettendosi a parlare con l'allenatore del settore giovanile. Io per esempio ho lei che è sotto il settore giovanile, all'inizio anno ci siamo parlati 2 minuti e abbiamo detto facciamo un lavoro podalico, sincronizzato e tutto quanto, perché poi quando ci ritroviamo su, già bene o male, poi a parà siamo tutti bravi a farli parare i portieri. Però è il sotto, la sincronizzazione, la podalica è fondamentale, soprattutto oggi, col calcio che si sta a svolgere. Dico male, mister? Quindi la difficoltà è quella. Ai ragazzi di 20 anni, 21 che sanno calciare solo a livello base, diciamo, no? Fanno il minimo indispensabile, sì, però ecco, poi se devono fare qualcosa di più complesso, sotto c'è problema, poi lo stress che abbiamo comunque, gli allenatori che a volte, quello che ha detto anche il prof, che non riescono a capire il lavoro che c'è dietro. Vai dietro. Vogliono tutte